Le Camere di Commercio italiane dell'area H, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Perù, Repubblica Dominicana e Venezuela hanno presentato un nuovo strumento a supporto delle imprese italiane interessate a sviluppare azioni commerciali con i paesi dell'America centrale, dei Caraibi e dell'area andina. L'idea di una nuova piattaforma presentata dai presidenti delle Camere nasce nello scorso mese di febbraio, durante la riunione d'area a Lima, Perù, che abbiamo seguito anche noi di Patrimonio Italiano TV in diretta. Il webmaster, consigliere del CDA della Camera Italo-Costaricense, Giuseppe Cacace, ha contribuito a creare il portale che presenta gli eventi e le opportunità proposti periodicamente nei mercati di riferimento. Il portale consentirà alle imprese registrate di partecipare a una o più communities settoriali per conoscere ed approfondire il potenziale dei paesi coinvolti offrendo nuovi prodotti e servizi. Lo stesso permetterà inoltre incontri B2B tra le imprese italiane e quelle dei paesi latinoamericani, sempre allo scopo di creare nuove opportunità bilaterali. La community virtuale sarà completamente gratuita e permetterà alle PMI italiane di entrare in contatto con partner della stessa dimensione di mercati potenzialmente attraenti ma poco conosciuti. Il link per accedere al portale è areh.org. Ascoltiamo il segretario generale della Camera di Commercio in Guatemala, Gabriele Musto. Il portale dell'Area H è uno strumento che abbiamo pensato durante i mesi di lockdown per dare un'opportunità alle piccole e medie aziende italiane di entrare in contatto ed interagire con i paesi dell'Area H. Quali paesi partecipano e perché? I paesi che partecipano sono quelli dove è presente una Camera di Commercio italiana nell'area H. Quindi stiamo parlando della Colombia, il Costa Rica, l'Ecuador, il Guatemala, il Perù, la Repubblica Dominicana e il Venezuela. Qual è il contenuto del portale? Nel portale si possono trovare informazioni macroeconomiche e geopolitiche di questi paesi, gli eventi principali che vengono realizzati periodicamente, informazioni sui bandi pubblici che possono essere di interesse per le imprese italiane e una novità è la business community. Che settore si involucra? I settori che stiamo coinvolgendo sono quelli che in realtà hanno maggiori relazioni commerciali con i paesi dell'area H, quindi il settore dell'agroalimentare, la costruzione, energie rinnovabili, information technology, arredi e moda e il turismo. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è poter creare un luogo dove le imprese italiane possano entrare in contatto e fidelizzarsi i partner commerciali di quest'area del mondo. Come partecipare? Per poter partecipare è possibile su internet accedere al sito www.areh.org o scrivere una mail a info@camsic.org.